In corso a Pordenone i lavori per ampliare il Palazzen di Villanova. Diventerà una struttura multiuso per lo sport, per la vicina scuola Rosmini e in generale per la vita del quartiere. A ordinare i lavori è stato il comune. Il complimento più bello che abbiamo ricevuto è stato proprio quello del storico fondatore del Judo Villanova, animatore della vita sportiva di questo quartiere, cioè Edoardo Muzing, tutti conosciuto come Dudu, il quale ha detto, detto fatto, cioè abbiamo parlato della necessità di questo impianto, di questo ampliamento che servisse tanto al mondo dello sport, ai nostri ragazzi, ai bambini, ma dall'altro lato anche come ampliamento degli spazi a disposizione della scuola, e come amministrazione, recependo la valenza, l'importanza di quest'opera, l'abbiamo subito cantierata, quindi un motivo di orgoglio. Opera questa che si collega a quella vicina della festa in piazza. Sindaco. Sì, stiamo lavorando contemporaneamente su un altro cantiere, proprio quello della festa in piazza, sostanzialmente 1,5 milioni di investimenti, per consentire di avere un luogo ancora più bello e più confortevole per l'attività sportiva, per l'attività aggregativa. Io credo che sia fondamentale che l'amministrazione abbia dato risposte per consentire socialità, punti di ritrovo, luoghi riqualificati, soprattutto in un quartiere come quello di Villanova. Il mondo sportivo ancora una volta si mette a disposizione del mondo scolastico, perché questa struttura che noi vediamo avrà sicuramente una connotazione sportiva, ma sicuramente una partecipazione scolastica molto forte e anche una protezione sociale, perché verrà usato anche per quanto riguarda la società del quartiere. E dunque, come dire, missione compiuta. I lavori procedono a pieno ritmo e, salvo imprevisti o maltempo prolungato, il nuovo Palazzen sarà inaugurato ad aprile.